Così come annunciato ieri dal consigliere provinciale con delega alla viabilità Vincenzo Speranza, sono iniziate questa mattina le attività di pulizia e bonifica, attività propedeutiche al disgancio dei massi pericolanti lungo il costone della Mingardina. La strada che collega la Cilentana alle località costiere di Palinure e Camerota è chiusa infatti da sabato notte a causa della caduta di due massi. Ebbene la ditta specializzata, subito incaricata dalla provincia di Salerno, sta eseguendo da oggi fino a giovedì mattina un'operazione preliminare di bonifica per censire e valutare i massi sospesi che dovranno essere rimossi. Nel corso dei lavori sono stati installati anche blocchi di cemento New Jersey per chiudere completamente il tratto di strada interessato, garantendo una maggiore sicurezza per gli automobilisti e i lavoratori coinvolti. Giovedì mattina poi un geologo incaricato dalla stessa ditta effettuerà una ricognizione e una perizia geotecnica per valutare con precisione la stabilità del versante, dunque i massi da rimuovere. Solo dopo questa verifica sarà possibile avviare le operazioni di disgancio che dovrebbero iniziare già venerdì mattina. È necessario comprendere appieno la situazione prima di procedere alla rimozione dei massi pericolanti. Abbiamo affrontato il problema di petto, ribadisce Vincenzo Speranza, abbiamo avviato immediatamente i lavori necessari per ripristinare la circolazione su questa importante arteria con l'obiettivo di metterla in sicurezza quanto prima. Nel frattempo la provincia ha intensificato anche la segnaletica lungo le strade vicine, soprattutto per i mezzi pesanti, al fine di evitare che raggiungano lo snodo chiuso e siano costretti a far ritorno indietro, aggravando ulteriormente la viabilità locale.